Lei ha scritto più di una volta al presidente De Luca per sottoporgli una serie di progetti, diciamo, per questa fase della ripartenza. Ha avuto riscontro da parte del governatore? Ma anche questa sta divenendo una cosa surreale, così la spieghiamo magari in maniera corretta. Voi sapete quanto ottenuto in questa fase a mettere in campo un'azione di contatto istituzionale diretto con il presidente della regione. Ci siamo incontrati, all'esito di quell'incontro io dissi al presidente che gli avrei fatto avere una nota con delle cose concrete nell'interesse ovviamente della comunità che si potevano fare in tempi brevi, cioè è inutile fare l'elenco della spesa che sarebbe lunghissimo. Così come ho fatto, ho mandato un elenco con delle richieste concrete, credo che siano state anche rese poi di dominio pubblico. Poi successivamente ho anche mandato una lettera al Presidente gli ho chiesto di valutare di convocare un tavolo sulla crisi sociale del lavoro, a cui ho fatto seguire un'ulteriore richiesta perché la convocazione era arrivata. Il Presidente della Regione, con riferimento alla prima nota, non questo è il tavolo sul lavoro dove siamo ancora senza risposte, mi ha fatto sostanzialmente una richiesta chiedendo che cosa il Comune di Napoli e la città metropolitana avessero fatto per Napoli. Nella giornata di oggi io risponderò che se dovessi indicare tutto quello che in 9 anni si è fatto per Napoli, gli dovrei fare non un'epistola, ma non capisco la finalità. Cioè non mi è mai capitato che nel momento in cui una città chiede alla regione di valutare se su alcuni punti si può lavorare insieme, mi si risponde vogliamo sapere tu che fai per la città. Io l'ho trovata davvero surreale, alla quale risponderemo in giornata odierna, e mi dispiace che quella che era un'opportunità, perché non sono stati convocati tavoli sulle nostre richieste, mai credo sia passato più di un mese, mi spiace perché là c'erano, come dire, richieste su fatti concreti, come dire, mi è sembrato un modo elusivo praticamente per non affrontare temi concreti. Io ce l'ho messa tutta, continuerò a mettercela tutta, mi sembra assolutamente evidente che non ci sia la volontà da parte della Regione di avere un dialogo concreto, intendo dire, poi lasciamo perdere le epistole che si scrivono, ma in 10 anni di attività amministrativa non mi è mai capitato, con le interlocuzioni che pure sono state centinaia, che il vertice di un'istituzione alla quale io mi rivolgo per su fatti concreti mi chiede di sapere che cosa io sto facendo come sindaco della città di Napoli, con la città metropolitana, per la città. Non capisco davvero il nesso con le richieste. Quindi, per il resto poi mi ha mandato una nota per dire tutte le cose che sta facendo la regione, che sinceramente non, tra l'altro non è che siano particolarmente sorprendenti, ma non capisco veramente, io non confesso che non ho capito. Mi fermo qua. Di una conclusione, diciamo, di questo. Allora, io ve lo ricordate, stanno le richieste. Finora lui ha detto, anche nell'ulteriore nota, ha ribadito la sua disponibilità a fare tavoli, però, ripeto, non, sulla nostra richiesta nulla. Quindi, devo dire, io sono soddisfatto di aver cercato quell'incontro, soddisfatto dell'esito di quell'incontro, soddisfatto delle richieste su cui ci abbiamo lavorato, perché abbiamo detto evitiamo di fare un elenco della spesa che anche sarebbe lungo, che poteva essere polemico, invece no, abbiamo fatto un elenco veramente molto preciso di alcune cose fattibili, ma anche nell'interesse, come dire, della stessa regione. Cioè io credo in questo momento su alcuni punti lavorare insieme, io ho l'interesse per la comunità, lui potrebbe avere anche un interesse politico visto che sta in campagna elettorale, invece ha voluto mettere un'altra volta su una polemica sterile, perché, ma forse manco polemica, non lo so se è l'effetto del lockdown, ho visto una caduta di lucidità, perché non è una risposta di fronte a una richiesta di un sindaco. Io mi auguro che arrivi, però, che lui ci possa convocare, siamo ancora in tempo, anche se alcune cose si devono fare quest'estate, quindi non lo so se possiamo ancora utilizzarla. Da parte mia c'è tutta la volontà,
ovviamente per nel momento in cui il Presidente ci dovesse convocare, o sul tavolo della crisi sociale e del lavoro, o sulle cose concrete, di andare immediatamente, ovviamente.